In provincia di Chieti si beve di più che nel resto dell'Abruzzo e a farlo sono per la maggior parte giovani di sesso maschile, senza problemi economici e con un livello di istruzione medio-alto. È questa la fotografia che emerge dalla rilevazione sul consumo di alcol condotta dal Dipartimento Prevenzione della ASL Lanciano Vasto Chieti nell'ambito del sistema di sorveglianza denominato PASSI e finalizzato a stimare i fattori di rischio per la salute legati ai comportamenti individuali. È stato condotto uno studio nel triennio 2015-2018 sul consumo di alcol. Emerge una situazione piuttosto, come dire, inaspettata. In provincia di Chieti si fa maggior uso di bevande alcoliche. Esatto, sì. E quando, che è derivato praticamente da questo studio che rientra nell'ambito del progetto PASSI, che è un progetto a carattere nazionale che prevede una sorveglianza su quelli che sono i corretti stili di vita, e sono stati intervistati all'incirca 1091 persone e a seguito di questa intervista è emerso appunto che nell'ambito della nostra provincia c'è un consumo più alto che riguarda circa il 22,9% della popolazione e quindi praticamente c'è questo dato che è, diciamo, superiore rispetto alla media nazionale. Il dato, diciamo, più significativo, tra virgolette, in senso negativo, è che sono soprattutto i giovani quelli che sono maggiormente dediti all'uso di alcol, e di questi il dato ancora, secondo mio avviso, più importante, che merita una riflessione maggiore, è che l'11% hanno, come dire, sono messi anche alla guida dopo aver consumato quantitativi di alcol. Dedichiamo attenzione ed energia alla sorveglianza dei fattori di rischio, ha sottolineato ancora il dottor Torzi, perché mettendo a fuoco le cattive abitudini possiamo orientare meglio le azioni correttive.